Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme i croissant francesi, super super sfogliati proprio come quelli del bar, croccanti fuori e morbidi dentro. Ecco la ricetta. Allora, mettiamo all'interno di una ciotola della farina, deve essere 250 grammi, che io ho diviso metà Manitoba e metà zero. Facciamo un buco al centro e ci mettiamo il latte e l'acqua, che devono essere freddi. All'interno dell'acqua e del latte vado a sciogliere anche il lievito fresco. Tutte le dosi le potete trovare giù nell'info box. A questo punto metto i liquidi all'interno della farina, vado a metterci all'interno anche lo zucchero, il sale, un tuorlo d'uovo che deve essere di circa 15 grammi. Mescolo tutti gli ingredienti insieme, quindi non c'è bisogno di planetaria, non dobbiamo creare la formazione del glutine, va benissimo un impasto imperfetto che andremo a creare semplicemente con una forchetta, perché questo impasto dovrà riposare in frigo fino al giorno seguente. Non è importante che stia all'interno del frigo 24 ore, lo fate la sera e la mattina lo potete comunque tirare fuori e preparare. Nel frigo dovrà andare anche il burro che andremo a stendere, quindi andiamo a creare un rettangolo di 25 cm di lunghezza. Mi aiuto utilizzando il burro bavarese, questo lo potete trovare all'Eurospin ed è ottimo per fare questi cornetti. Lo metto tra due foglie di carta forno e inizio a stenderlo. Ovviamente non stendetelo da freddo, altrimenti sarà più difficile. Tiratelo fuori dal frigo qualche minuto prima. Questo va insieme all'impasto nel frigo fino al giorno dopo. Il giorno dopo tirate fuori l'impasto, lo mettete su un piano di lavoro ben infarinato e lo sgonfiate un po', quindi fate uscire un po' di aria e iniziate a stenderlo. Allungatelo fino ad una lunghezza di 40 cm, quindi deve essere più lungo e leggermente più largo del panetto di burro. L'impasto è molto morbido, quindi sarà facilissimo da stendere. A questo punto mettiamo il panetto di burro al centro del nostro impasto e lo chiudiamo cercando di sigillare bene i bordi. Gli diamo una prima stesura. Quindi con il mattarello andiamo a picchiettare ad allungare l'impasto. Non lo allunghiamo tantissimo perché l'impasto deve ancora un po' riposare in frigo, quindi non lo stressiamo troppo. Lo allunghiamo un pochettino e facciamo le tre pieghe. Mettiamo l'impasto all'interno della pellicola trasparente e lo lasciamo riposare 10 minuti in freezer e 30 minuti poi nel frigo. Così facendo andremo a diminuire i tempi di stesura dell'impasto. Invece di tenerlo un'ora in frigo, faremo 10 minuti in freezer e 30 minuti nel frigorifero. A questo punto, passati i 10 minuti e i 30 minuti, lo riprendiamo l'impasto e tenendo la chiusura verso destra iniziamo a stenderlo ancora un'altra volta. Faremo questa operazione altre due volte, tenendo sempre l'impasto 10 minuti in freezer e 30 nel frigorifero, dopodiché possiamo iniziare a ricavare i nostri cornetti. Ogni volta che lo stendiamo cerchiamo di allungarlo sempre un po' di più. A questo punto, fatta anche l'ultima e terza piega, andiamo ad allungare il panetto. Come vi dicevo, sono arrivata a più o meno a 46 cm di lunghezza. Andiamo a creare i nostri cornetti. Io utilizzerò un righello, ovviamente pulito, e una rotella per creare dei triangolini. Base circa 6 cm. Quindi utilizzerò una base di 6 cm per ricavare i miei triangolini e credo che sia una misura abbastanza giusta perché non escono né troppo grandi e neanche troppo piccoli. A questo punto incidete la base dei triangoli e arrotolate su se stesso l'impasto. Se l'impasto è venuto bene vedrete ovviamente la stratificazione del panetto come in questo caso. Allora, a questo punto i cornetti devono lievitare. Li spennelliamo con un composto di un uovo, 30 g di latte e un pizzico di sale.
e li lasciamo lievitare nel forno spento con luce accesa per circa 3 ore. Non li coprite assolutamente perché devono alzarsi, se li coprite poi si appiattiscono. E se invece non volete accendere la luce del forno, ovviamente i tempi si prolungheranno, quindi ci vorranno all'incirca 6 ore. Lievitano ad una temperatura di circa 25-30 gradi, che al momento in casa non c'è, quindi è meglio nel forno spento con luce accesa, e quando avranno raddoppiato di volume, come in questo caso, li rispennelliamo ancora con un po' di composto. Io per renderli ancora più golosi ci ho messo anche un po' di zucchero di canna, e li inforniamo a 180 gradi per 20 minuti in forno ventilato, quindi non statico ma ventilato. Il risultato è questo. Vi posso assicurare che con questa ricetta verranno dei cornetti super super sfogliati come quelli del bar. Allora ragazze, io come sempre spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero tanto che riprodurrete in casa anche voi questi cornetti perché aspetto sempre le vostre recensioni, fotografie, eccetera, eccetera. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuove, di seguirmi anche su Instagram. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!